Quando ero bambino, inventai un mio alfabeto personale che attualmente solo io conosco perché non l'ho mai dimenticato. Ho anche inserito alcune regole per ottimizzare la lettura. Fin da ragazzo mi misi a scrivere il diario che ogni tanto vado a rileggere. A distanza di molti anni mi rendo conto che quel particolare codice alfabetico aveva contribuito a potenziare la mia memoria, a facilitare l'apprendimento linguistico e la lettura orale. È un semplice consiglio per i giovani. Con me aveva funzionato.